Ed è ancora il richiamo dell'antico corno dei pastori, aspro sui fossati bianchi di scorze di serpenti. Forse da fiato dai pianori di Acquaviva, dove il platani rotola conchiglie sotto l'acqua fra i piedi dei fanciulli di pelle uliva. Il poeta premio Nobel Salvatore Quasimodo nella Valle del Platani ha trascorso parte della sua infanzia. Nei suoi versi c'è tutta la sua memoria velata di nostalgia, il fascino di radici talmente profonde da sembrare dei fossili. Ma in questa terra la tradizione della pastorizia resiste ancora, con orgoglio. Da qui arrivano i formaggi più genuini e la ricotta più buona, gli architravi della cucina di questi luoghi. La cucina siciliana viene ricordata per la sua ricchezza. È un trionfo di colori. Architettura, messa in scena, ci vengono subito in mente delle cassate che sembrano disegnate dalla matita di uno scenografo o dei timballi che potrebbero fare invidia a Trimalcione. Ma in questa Sicilia segreta non c'è tanto spazio per l'opulenza. Il paese di San Biagio Platani è il posto giusto per scoprire un'altra faccia della tavola siciliana. Piatti arcaici, elementari, che ci riportano fino ai primordi della storia umana, come il pitirri, una sorta di polenta siciliana. Siamo due sorelle, Angela Calogera, e siamo nate a San Biagio Platani, 7 agosto 1935. Gemelle. Sorelle gemelle. Abbiamo compiuto 85 anni. Stiamo pulendo il verde, il fenocchio e le cavole. Per fare lo pitirri. Con la farina sola lo facevano gli antichi. Ora le moderne, con fare farina sola, pigliamo l'uova e le ci diamo un'impastata con l'uova. Per venire più sostanziose e con meglio legno. Ricetta povera. Mangiare, non c'era niente. Ora si fa più piacere. Ora lo facciamo per piacere a quello che ci piace. E poi quando è pronto che la velo verde è tutto cotto, bello pulito, si cala, se ci va mettendo piano piano, piglia quello piatto, piano piano, e l'altra va rivenendo con la paletta di legno perché già è pronta. Pennate faccio sempre un chilo di farina. Si porta mio nipote Angelo, mia nipotellina, mie frate, Nadia, le sogno alle vicine. Yassa. Quando già è pronto, che è tutto dalla pentola, si ci mette la cipolla e la cipollina con l'olio soffriotto. Olio e cipolla. Cipollina. Stava a remenare perché lo pitirri stava a assorbere l'olio che si cette tutto dalla pignata, va remenando, va cuocendo e si va assorbendo. Pronto e si impiatta e si mangia. Buono. Noi lo facciamo sempre quando lo volevamo. Lo facciamo.